serio. A 90 anni Fidel Castro non ha rimpianti. 10 anni fa si ritirava dalla scena pubblica passando le redini del comando al fratello Raul. Eroe per alcuni, dittatore per altri, Fidel Castro ha lasciato il segno comunque sugli eventi degli ultimi 50 anni. Leader della rivoluzione cubana e il giovane avvocato, il 1° gennaio del 59 sorprende il mondo rovesciando la dittatura del generale Batista. Figlio di un ricco proprietario terriero, Castro trasforma Cuba in potenza caraibica. Con l'amico argentino Guevara fonda il primo Stato comunista occidentale. Il nuovo regime cubano comincia a preoccupare i vicini Stati Uniti. Nel 61 esuli cubani reclutati e addestrati dalla CIA tentano lo sbarco nella Baia dei Porci per rovesciare Fidel. L'operazione fallisce. Il leader Máximo riporta una vittoria insperata ed entra nella leggenda. Con Nikita Khrushchev, Castro concorda l'installazione sull'isola di missili di media portata puntati verso gli Stati Uniti. Il braccio di ferro che segue con l'America di John Fitzgerald Kennedy rischia di trascinare il mondo dentro una terza guerra mondiale. Kennedy ordina il blocco navale dell'isola. La crisi viene disinnescata in extremis con il ritiro dei missili. Comincia il protettorato di Mosca, che per 3 decenni farà dell'isola della canna da zucchero il paese più moderno dell'America Latina. Tutti sanno leggere e scrivere. La medicina cubana è d'eccellenza. L'Avana si dota anche di un forte esercito, il più forte delle Americhe dopo quello degli USA. Dopo anni di privazioni e difficoltà economiche, gli anni 80 offrono all'isola una relativa prosperità. Poi l'addio di Gorbaciov, la sua politica di riconversione all'economia di mercato metterà fine a questi legami. Fidel Castro rifiuta tuttavia di abbandonare il modello comunista scegliendo la via dell'isolamento. Seguirà il periodo especiale dell'autarchia, la crisi profonda e l'estate del 1994 quando più di 30.000 cubani cercano di raggiungere la Florida su imbarcazioni di fortuna. La visita di Papa Giovanni Paolo II nel gennaio del 1998 ha una portata storica. Il pontefice condanna l'embargo imposto 35 anni prima dagli Stati Uniti e chiede a Castro di liberare i prigionieri politici e di restituire la libertà ai cubani. Nel giugno del 2001 Fidel Castro si sente male mentre parla davanti alle telecamere. Oratore infaticabile, è la prima volta che si vede costretto a interrompere un discorso. La sua salute comincia a indebolirsi e nel 2006 abbandona il timone. Da allora Fidel si è mostrato in pubblico molto raramente, riceve qualche ospite d'onore e si lascia fotografare. L'uniforme del comandante è stata sostituita da una tuta da ginnastica. In aprile, al 7° congresso del Partito Comunista Cubano, ha dichiarato: compirò 90 anni, non l'avrei mai creduto, non ho fatto molto per arrivare fin qui. È stato semplicemente il mio destino. Come per tutti, arriverà presto anche il mio turno, ma le idee comuniste di Cuba resteranno. Capriccio dell'azar. Pronto sarei già come tutti i demás. A todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos.